Ciao ragazzi, benvenuti in questa terza lezione. Andiamo ora a parlare di stesura e di automazione degli effetti audio. Abbiamo qui il brano One More Time di Daft Punk ricreato, andiamo ad ascoltarlo. Perfetto, abbiamo qui il nostro sample e qui invece abbiamo le nostre drums. Benissimo, ora andiamo ad ascoltare il brano originale, che in questo caso sposto qui, chiudo il gruppo e ovviamente dobbiamo spostarlo fuori dal gruppo, quindi lo trasciniamo più in basso, chiudo il gruppo e questa qui vado a chiamarla reference. Ora andiamo ad ascoltare la stesura del brano di reference, quindi cerchiamo di inserire gli elementi al posto giusto. Notiamo che qui abbiamo questa parte in arancione, cioè è la parte del brano in cui c'è la maggiore esplosione, potremmo chiamarla anche il drop, quindi dove entra la batteria elettronica, ma ascoltiamo il brano, anzi il primo minuto di brano di One More Time. Perfetto, ascoltiamo ora, abbiamo ascoltato i primi 30 secondi, con il tasto destro posso inserire i locatori, quindi lo trascino, abbiamo il numero 1, me la R o CTRL R, vado a rinominarlo, chiamiamo intro, con solo sample, che arriviamo fino alla battuta 17, cioè circa 30 secondi, andiamo a inserire il nuovo locatore, poiché qui c'è, entra la prima batteria, quindi andiamo a scrivere che qui entra appunto la voce, che in questo caso non abbiamo, ma abbiamo appunto l'entrata della batteria del sample originale. Andiamo ad ascoltare da qui. One more time. E appunto qui nella parte in arancione inizia la batteria elettronica, quindi il drop, il salto della traccia. Lo andiamo a rinominare. È importante andare a suddividere la traccia, perché così abbiamo una visualizzazione grafica e un workflow molto semplificato. Arriviamo qui, andiamo ad ascoltare oltre, arriviamo a un minuto e mezzo. Perfetto, quindi arriviamo qui alla battuta 47, che c'è questa piccola pausa solo vocal. E qui invece riparte il drop. Ora noi abbiamo quindi il sample, in questo caso avevo già creato la traccia no, cioè dove non ci sono le frequenze basse, un po' come l'intro del brano. Quindi seleziono il mio sample, ora possiamo fare il Mela J,
cioè andiamo a consolidare tutte queste clip per evitare magari di modificarle in maniera non volontaria, quindi consolida, diventeranno un clip unico. Quindi andiamo a rinominare simple. Copio questo simple con mela C e lo vado a mettere qui intro solo simple. Quindi avremo l'intro così, con le basse leggermente filtrate. Perfetto. Arriviamo qui, invece deve entrare la batteria, quindi il sample con le frequenze basse. Quindi notate anche la differenza nell'equalizzazione. Ascoltiamo il passaggio. Come potete notare, nel brano originale qui le drums vengono rimosse e viene utilizzato anche il sample con meno frequenze basse, quindi andiamo a effettuare questa operazione. Ascoltiamo. Per effettuare questa operazione andiamo a ridurre il sample con le frequenze basse, andiamo a prendere l'ultima parte del sample con meno frequenze basse e andiamo a disabilitare o a rimuovere le drums, cancellando la regione. Qui abbiamo la seconda proposta di drums che abbiamo utilizzato, possiamo anche rimuoverla per avere una maggior chiarezza. Poi qui al battuta 33 riparte tutto insieme, quindi con le drums. Si va a ripetere e qui invece abbiamo solo il vocal che in questo caso potremmo anche andare a campionare la traccia dei Daft Punk, la inseriamo qui, oppure creiamo una nuova traccia con inserisci traccia audio, la chiamiamo vocal, e andiamo a copiare la traccia originale perché abbiamo solo il vocal. Spostiamo un secondo questo qui, mela X, mela V, lo spostiamo. Qui ovviamente togliamo il sample e la batteria perché stiamo utilizzando quello lì originale e il tutto poi riparte, quindi andiamo a copiare il drop. Avremo quindi questo risultato qui. Ovviamente la congiunzione del vocal non è minimamente a tempo, poiché se andiamo qui doppio clic notiamo che il colpo, il kick, l'inizio della battuta è qui. Quindi andiamo qui, trasciniamo e andiamo a spostare sull'inizio del transiente. Stessa cosa andiamo a fare per la fine, quindi vediamo se ora è tutto corretto. Ovviamente qui manca il vocal e tutta la congiunzione, ma è giusto per dare un'idea di come potrebbe continuare il brano con il vocal. Per ora la lasciamo.
Quindi abbiamo emulato i primi minuto e 45. Possiamo ora inserire qualche audio effect per dare un ulteriore movimento alla traccia. Ad esempio, se andiamo in audio effect nel browser, inseriamo l'autofilter sul sample non senza frequenze basse. Abbiamo qui il filtro, che è un filtro passa basso. Quindi notiamo che se chiudo passano solamente le frequenze basse, man mano che apro iniziano ad entrare anche le frequenze alte. Questo effetto qui, questo movimento potrebbe essere molto carino. Decidiamo da dove farlo partire, io direi 250 Hz, quindi molto chiuso, e man mano farlo ad aprire fino alla battuta 9. Quindi dove raggiunge il pieno spettro di frequenze. Per creare questo movimento senza doverlo fare qui con il mouse, posso premere A, oppure andare qui dove c'è questo tastino, che sono appunto le automazioni. Premo il parametro che voglio automatizzare, in questo caso frequenza del filtro, autofilter frequency, vado ad aggiungere un punto ad inizio brano. L'altro punto lo inserisco alla battuta numero 9 e man mano vediamo che appunto aumenta il valore dell'autofilter. Andiamo ad ascoltare ora. Perfetto, potremmo anche inserire qualche effetto per dare un po' di ambiente, qualche effetto potrebbe essere un crash. Andiamo ad ascoltare il crash della 909, che abbiamo già inserito qui nel nostro pattern di batteria. Possiamo copiare il pattern di batteria, metterlo alla prima battuta, ma andiamo a selezionare tutto e con 0 lo andiamo a disabilitare. Lasciamo solamente il crash, che farà questo effetto qui. Ovviamente così è molto crudo come effetto, non ha ambiente, inizia, termina, ma senza una giusta dissolvenza. Potremmo fare un'operazione molto carina, andiamo a duplicare le drums. Qui andiamo a rinominare e chiamiamo crash. Eliminiamo ovviamente il crash dalla traccia principale, eliminiamo queste batterie che non ci interessano dalla traccia 3 crash. Abbiamo qui crash, andiamo a chiamare crash rev. Andiamo ad aggiungere un ambiente, un reverbero, una coda. Ci spostiamo in audio effect, reverberi e andiamo ad inserire il reverb. Ovviamente il reverb appunto va a creare una sorta di ambiente. Abbiamo qui il controllo sul decadimento, cioè quanto tempo deve durare questo ambiente. Andiamo ad ascoltare con e senza, quindi senza sarà un qualcosa del genere, con. Quindi appunto la dissolvenza sarà molto più ampia. Andiamo ad ascoltare tutto insieme. Quindi appunto stiamo creando un ambiente. Abbiamo qui il controllo del dry wet, che è comodissimo poiché il dry è il segnale non trattato, wet al 100% è il segnale totalmente trattato. Andandoli a miscelare otterremo sia il segnale originale ed in più il reverbero. Quindi è una funzione molto comoda.
Perfetto, quindi in questo caso utilizziamo il crash con il reverbero solamente in questi tre punti, qui invece con la batteria lasciamo il crash totalmente asciutto senza reverbero e possiamo lasciarlo all'interno del nostro drum rack della Drums 909. Ora potremmo iniziare a parlare di mixing, dare una leggera pulita ai vari suoni che abbiamo utilizzato. E magari tramite la compressione molto leggera e basica possiamo ridurre un po' i picchi del sample, così da avere un valore costante, avere un loudness maggiore. Utilizziamo dei settaggi molto poco aggressivi, quindi molto tranquilli. Andiamo qua sempre in Audio Effect, nel browser, e inserire compressore. Lo inseriamo sul sample originale, sul sample appunto. Quello lì anche con le frequenze basse andiamo ad ascoltare. Andiamo ad inserire dei settaggi molto semplici. Il compressore appunto va a intervenire sui picchi del segnale, quindi in questo caso sono i transienti delle batterie, li va a comprimere, va a ridurre il volume di questi transienti così da permetterci di avere un loudness, un valore costante maggiore. Mentre lo andiamo a fare in maniera molto delicata. A inserire una ratio di 2, un attacco abbastanza veloce perché dobbiamo andare a lavorare sui transienti, una release abbastanza veloce, quindi intorno ai 15 millisecondi potrebbe andare benissimo, e abbiamo il parametro fondamentale con questi settaggi, ovviamente wet al 100% perché vogliamo ascoltare, il parametro fondamentale da modificare è la threshold, cioè voglio che la riduzione di gain, la riduzione di questi picchi, sia nell'ordine di 1/2 dB, non di più. Andiamo ad abbassare la threshold leggermente fin quando il compressore non inizierà a lavorare. Perfetto. Fin quando il compressore non inizierà a lavorare. Settiamo l'output ovviamente a 0 e andiamo ad abbassare la threshold. Possiamo vedere qui in basso che appunto ci dice il compressore quanto sta lavorando. Potremmo fare ovviamente anche una miscelazione grazie al dry wet, così da andare a rendere l'intervento del compressore ancora più delicato. In questo caso io sarei su un 75%. Andiamo ad ascoltare con e senza, ascoltando ovviamente tutto il brano. Andiamo qui dove ci sono le drums e andiamo un po' ad ascoltare il tutto. Ovviamente è un intervento molto delicato. Abbiamo guadagnato anche circa mezzo dB, quindi possiamo andare a dare un gain di mezzo dB più alto, poiché appunto andando a lavorare sui transienti abbiamo aumentato il valore costante ma ridotto il picco. Mentre la compressione è un qualcosa che va approfondita ed è anche, diciamo, abbastanza complessa, per ora la inseriamo. Giusto per far capire un po' qual è il compito della compressione e le basi del mix. Quindi abbiamo qui l'equalizzazione, che appunto andiamo a rimuovere delle frequenze che in questo caso possono essere fastidiose, dannose, perché dobbiamo miscelare sia il sample ma soprattutto le drums. Quindi dobbiamo dare spazio al kick, che appunto ha una grande componente sulle frequenze basse. Le andiamo ad eliminare dal sample così da lasciare spazio e ad amalgamare il tutto. Con la compressione invece possiamo sia amalgamare, ma soprattutto possiamo andare anche a correggere ed aumentare leggermente il loudness. Ovviamente deve essere un'operazione fatta davvero. Ovviamente deve essere
Ovviamente deve essere un'operazione davvero molto fine e tranquilla, è inutile andare a comprimere troppo, perché il segnale potrebbe degradarsi in un attimo. Un'altra tecnica che si utilizza tantissimo è quella lì del side chain. Si utilizza sempre il compressore, andiamo a settare questi parametri, grazie a 4, attacco, possiamo mettere 5 millisecondi, ma anche più veloce, possiamo provare 2 millisecondi. Una release a 15 millisecondi per essere tranquilli. Il sidechain è un qualcosa di utilizzatissimo dai Daft Punk, poiché cosa fa? Quando c'è il kick, quindi quando c'è appunto il suono di batteria, il volume del sample viene tirato giù. Quindi abbiamo questa sorta di effetto pumping che c'è il kick e poi c'è il sample, ci inizia a dare più movimento al brano. Per utilizzarlo è molto semplice, inseriamo il compressore, grazie a 4, attacco abbastanza veloce, release molto veloce. Con questo triangolino accediamo al menu sidechain, l'abilitiamo, audio from, in questo caso abbiamo le drums 909. Andiamo qui, dobbiamo trovare bass drum, il primo, andiamo pre-FX. Quindi ora al compressore arriverà il segnale del kick della 909. Andiamo ora ad ascoltare il tutto, dry wet al 100%, output a 0 e andiamo man mano ad abbassare la threshold per ascoltare l'effetto del sidechain. Quindi sentite appunto che quando c'è il kick il sample si abbassa per poi rialzarsi subito dopo l'intervento del kick. Questa tecnica ci permette di dare molto movimento alla traccia poiché va in funzione solamente quando c'è il kick. Quindi ascoltiamo ora il brano e sentirete che quando parte il drop appunto ci sarà questo effetto di pumping molto carino. Perfetto, quindi abbiamo ottimizzato il tutto, possiamo ovviamente andare a lavorare anche sulle drums, modificando la presenza, il gain sulle frequenze basse, alte e medie, sul drive che è la saturazione, la distorsione, sui vari parametri, ovviamente abbiamo anche qui vintage che è l'unione di vari effetti, e inoltre ogni singolo sample della drum rack può essere personalizzato ulteriormente con queste macro che troviamo qui e ovviamente possiamo andare a perfezionare ulteriormente il tutto. Lavoriamo ad esempio sul bass drum, modifichiamo un po' questi parametri e ascoltiamo qual è l'intervento. Il parametro tune va a lavorare appunto sull'intonazione. Abbiamo poi il decay che è la lunghezza di questo kick. Ovviamente riducendo il decay avremo come effetto secondario che il sidechain sarà molto più rapido, quindi anche il brano avrà un'esecuzione
più movimento, perché un decay troppo lungo lascerà il compressore che abbiamo inserito sul sample troppo tempo in giù. Invece con un decay giusto avremo un buon movimento. Perfetto, ovviamente abbiamo tutta la traccia che va completata, in questo caso non abbiamo il vocal, quindi non riusciremo a completarla, però ovviamente le basi sono queste qui. Tutto può essere automatizzabile, quindi abbiamo utilizzato l'autofilter in questo caso, ma possiamo tranquillamente andare ad utilizzare altri processori di segnale come un reverbero, possiamo utilizzare ad esempio un chorus per dare un effetto stereo, possiamo utilizzare un phaser che potrebbe essere molto carino. Andiamo ad ascoltare il phaser, lo inserisco sul sample nella parte iniziale, andiamo man mano ad aumentare il dry wet. Quindi il phaser potrebbe essere un effetto davvero carino, utilizzatissimo ovviamente anche dai Daft Punk. Quindi possiamo lasciarlo automatizzato così, che parte da zero, man mano arriva al 50% per poi esplodere durante il drop. Perfetto, detto ciò, vi saluto, vi ringrazio.